oggi vi presenterò l'applicazione 2.0 Screencastify. Screencastify è un'estensione di Google Chrome che funziona e che ci permette di fare una cattura dello schermo del computer e l'audio proveniente dal microfono, rendendo molto più semplice la creazione di video presentazione o video tutorial. Adesso la utilizzeremo per creare un video tutorial di questa applicazione. Apriamo una nuova finestra, mettiamo Screencastify.com, free one click install, aggiungere estensione. Poi che abbiamo aspettato che si scarichi l'applicazione, ci appare che è stata scaricata con successo e poi dobbiamo scegliere dove salvare i video che abbiamo fatto. Io ho scelto salvarli su Google Drive. Lo puoi salvare anche su disco locale sul tuo computer. Dobbiamo fare sign in per entrare. Io l'avevo fatto prima per provare l'applicazione, ho fatto un video nella barra di Google Chrome. Ci appare questa icona. Questa icona clicchiamo su. Poi che abbiamo cliccato nell'icona di Screencastify, ci apparirà una tabella che si chiama Record. Record ha tre opzioni, una che si chiama Tab, una che si chiama Desktop e una che si chiama Cam. Tab è un'opzione che mostra il desktop e la cam uniti. Ci mostra le opzioni del microfono e la tab dell'audio per mostrare e il video. E sarebbe una piccola mostra di quello che vede la camera. Poi ci mostra l'opzione desktop. Clicchiamo su desktop e ci mostrerà anche l'audio, che sarebbe il microfono, il sistema di audio, il video sarebbe la webcam. Ci mostrerà se vogliamo vedere tutto lo schermo o solo una parte della pagina che abbiamo aperto. Poi ci apparirà Cam, che ci mostra anche l'opzione del microfono. La camera non mostra quello che stiamo facendo sul desktop. Poi le opzioni che ci mostrano nel desktop quando facciamo la tab. C'è un'opzione di vedere il mouse in un'altra maniera, segnare sullo schermo che stiamo vedendo, cancellare, possiamo togliere la cam, possiamo mettere il pausa, possiamo mettere il stop. Vogliamo fare stop con lo Screencastify. Vediamo che l'icona ha un puntino rosso. Clicchiamo sul puntino rosso e ci apparirà il recording. Questo recording è una tabella che ci mostra poi che abbiamo iniziato il recording e possiamo fare di nuovo tutto il recording, mettere le pause o mettere stop. Poi che abbiamo fatto il stop recording, ci aprirà una pagina nella quale possiamo vedere il recording che abbiamo fatto. Poi dobbiamo scegliere dove salvare il video. Possiamo scegliere Google Drive o YouTube. Io ho scelto Google Drive. Aspetto che vi abbia piaciuto. Grazie. Thank you.